In Calabria, con i nostri droni, in 2 settimane abbiamo beccato 32 piromani. Alcuni dicono non sono piromani, sono incendiari. Sono comunque degli stupidi, perché incendiano, appiccano fuochi nelle bellissime montagne della Calabria. Li abbiamo beccati, li abbiamo segnalati ai carabinieri, questi sono i comuni, anche le targhe, perché i droni inquadrano anche le loro targhe. Abbiamo tante immagini, vedete, tante immagini. Però non ve le faccio vedere tutte, vi faccio vedere 2 immagini che mi hanno particolarmente colpito. Una riguarda addirittura un bambino, guardate, un bambino che va ad incendiare in un bosco come se fosse un professionista, guardate, incendia più fuochi a distanza. Poi si mette a camminare, ora ve lo faccio vedere. Poi noi l'abbiamo visto anche, l'abbiamo visto, voi non lo vedete perché c'è il pallino rosso, ma a un certo punto si rende conto del drone e allora si mette a scappare, corre e guardate dove va. Corre e va dal nonno che è sul trattore, il nonno si mette ad imprecare contro il drone e poi insieme vanno a spegnere il fuoco che il nonno aveva chiesto al bambino di appiccare. Ma si può dire ad un bambino di 10-12 anni di andare ad appiccare il fuoco in un bosco? Ma non è la Calabria, per fortuna non è questa. La Calabria è fatta anche di tanti bambini straordinari, di tante persone civili. Civili, non come questi altri che vi faccio vedere. Questi sono dei criminali invece, che sono andati a scaricare dei rifiuti e li hanno incendiati, peraltro vicino ad un fiume, quindi una cosa pericolosissima per l'ambiente, oltre che pericolosa per il fatto che può generare incendi. Ecco, questi sono 2 esempi della Calabria peggiore, che per fortuna è una minoranza, perché la Calabria è in gran parte una Calabria che ha rispetto dell'ambiente. Io per primo sono impegnato a difendere l'ambiente della Calabria contro l'inciviltà di alcuni criminali che dicono a bambini di andare a incendiare i boschi o che appiccano incendi dopo aver scaricato dei rifiuti. Io non mi arrendo, io vado avanti, beccheremo altri piromani, lo faccio perché sono convinto che la maggior parte dei calabresi ha amore e rispetto per l'ambiente quanto ne ho io.